Il Pantheon è, diciamo, il principale tempio dell'epoca imperiale romana e è stato costruito sotto l'impero di Adriano, quindi nella fase, diciamo, dal 117 al 138 d.C. Deriva da pas pasapanteos, quindi il termine Pantheon, e quindi Pantheon significa tempio dedicato a tutte le divinità, in particolare la dedica è alle sette divinità planetarie. Il Pantheon rappresenta proprio un tempio creato secondo i principi tipici dell'architettura romana. Ossia, vengono usati proprio gli elementi dell'arco e della volta dal punto di vista degli elementi costruttivi e dal punto di vista dei materiali, la cupola, cioè la parte della cosiddetta rotonda, viene fatta in opus cementiceum. Quindi possiamo dire che il Pantheon è uno di quegli edifici un po' simbolo di tutta la romanità. Assieme al Colosseo, caratterizzato da un aspetto monumentale, gigante, un po' come tipico di molti edifici della romanità, che oltre ad avere la destinazione specifica, relativa alla funzione di quell'edificio, hanno anche la funzione di, simboleggiare la grandezza di Roma. Il Pantheon è sopravvissuto fino ai giorni nostri. È sopravvissuto perché, nato come tempio pagano, in realtà successivamente viene consacrato alla Vergine attorno al VI-VII secolo d.C. e quindi diventa una chiesa cristiana. Ed è questo il motivo per cui ci è sopraggiunto, appunto. Ecco, e il Pantheon è ovviamente grandioso, tanto che il Pantheon stesso, per essere creato, si serve di un precedente tempio creato nell'epoca di Augusto e lo notiamo da questa iscrizione. Nel pronao del Pantheon, vedete, abbiamo un pronao octastilo creato col sistema trilitico tipico dell'architettura greca e questo pronao octastilo è in pietra, marmi colorati, quindi sembra il pronao octastilo sembra veramente parte proprio di un'architettura greca. Infatti, per costruire il Pantheon fu utilizzato e orientato nel senso opposto il tempio che venne eretto nella fase di Augusto dedicato ad Agrippa. Infatti, questo fregio, Agrippa, risale proprio a quella fase lì. Quindi, il pronao del Pantheon si serve di un tempio precedente, delle sue parti componenti, e lo riorienta. Per cui, per capire le dimensioni imponenti del Pantheon, possiamo solo citare questo fatto. Quindi il fatto che, fondamentalmente, solo il pronao del Pantheon occupava precedentemente l'intero sito di un tempio costruito nella fase di Augusto e avente, come abbiamo visto per i templi del periodo repubblicano, avente delle forme più simili a quelle del tempio greco. Quindi, il Pantheon si compone principalmente di tre elementi che lo costituiscono. Il primo, abbiamo detto, è il pronao, il quale appunto riutilizza un tempio precedente che era grande solo come prona. Il pronao, abbiamo detto, è octastilo perché le colonne sulla parte frontale del pronao del Pantheon sono 8, quindi pronao octastilo e trabeato creato col sistema trilitico e materiale pietra, creato in pietra. Quindi il pronao è creato proprio col tipico sistema, appunto. Colonna, in questo caso corinzia, il prono è fatto da queste 8 colonne corinzie nella prima fila, più altre 8 distribuite in file di 4, vediamo dalla pianta, no? Questa è la pianta, quindi questo è il prono e vediamo queste 8 colonne sulla parte frontale, più altre 8 distribuite però in due file di 4. Quindi
prono del Pantheon, trabeato, creato col sistema trilitico, fatto da queste colonne corinzie che sono alternativamente in marmi colorati rosso o grigio e sono monolitiche. Rispetto alla grecità, i romani tendono a usare moltissimo le colonne lisce e monolitiche perché fanno largo uso di marmi colorati, contrariamente rispetto ai greci, quali usavano prevalentemente il marmo bianco. Le colonne sono chiaramente corinzie e abbiamo anche già detto che i romani prediligono dal punto di vista proprio degli ordini architettonici utilizzati, prediligono proprio l'ordine corinzio. Reggono l'architrave, ovviamente, e qui vediamo essere tripartito, e sopra notiamo il fregio con la dedica ad Agrippa che ci riporta al tempio precedente della fase di Augusto, e poi vediamo il nostro frontone con una cornice a dentelli, quella famosa cornice che avevamo già trovato in vari templi di epoca repubblicana, e abbiamo detto che la cornice a dentelli, questo motivo ornamentale a dentelli, è tipico della romanità ed è fatto di piccoli parallelepipedi l'uno accanto all'altro. E poi vediamo la parte del tetto del pronao. Quindi questo è il pronao del Pantheon. Oltre al prono abbiamo ulteriori elementi che lo compongono, essendo un tempio così imponente. Abbiamo il cosiddetto avancorpo. L'avancorpo è una struttura a forma di parallelepipedo che va a collegare il pronao in pietra e trabeato alla parte principale del Pantheon, alla cella che è la rotonda. Infatti, l'ultima parte del Pantheon, quella costitutiva, quella più importante, quella che ovviamente va a richiamare in maniera più propria l'arte e l'architettura romana, è la cella, quindi prona e cella. La cella del Pantheon è detta rotonda perché appunto ha una pianta circolare. E la cupola abbiamo detto essere in opus cementicio, ma andiamo a vedere meglio la rotonda, quindi la parte interna del Pantheon. Prima di vedere la rotonda, però, chiariamoci. Perché? Perché oggi il Pantheon si affaccia su una piazza, chiaramente, ma anticamente il Pantheon, nel periodo romano, era raggiungibile tramite delle vie molto strette. Quindi cosa succedeva? Che il fedele si avvicinava al Pantheon e non poteva assolutamente, non avendo una piazza, quindi uno spazio aperto, non poteva cogliere con un solo sguardo tutta la struttura del Pantheon, come invece possiamo fare adesso perché possiamo muoverci nella piazza antistante. Quindi, anticamente, il fedele semplicemente arrivava e si trovava davanti al pronao, vedeva solo il pronao, aveva un punto di vista parziale sul Pantheon, e quindi si aspettava un tempio di forme e fattezze grecizzanti. Contenuto armonico. E immaginate poi lo stupore entrando all'interno nel trovarsi di fronte a un tempio enorme, a un interno, cioè quello della rotonda o cella del Pantheon, che è veramente imponente, è uno spazio veramente molto molto ampio. Per far capire le dimensioni del Pantheon, dobbiamo comprendere che com'è fatta questa rotonda. Questa cella, abbiamo detto che sia una pianta circolare sicuramente, ma nell'alzato com'è a livello di solidi geometrici? Lo vediamo qui dall'esterno, ha un corpo, un tamburo si dice, un tamburo di forma cilindrica, quindi abbiamo un cilindro il quale sorregge la copertura a cupola che è una semisfera, quindi la rotonda del Pantheon è fatta da un cilindro sorreggente una semisfera. Facciamo un passo in più. Ha delle misure particolari il Pantheon. Ha un'altezza totale, dal pavimento fino alla sommità della cupola, di 43 metri, quindi molto ampio. Però qui non ci limitiamo a questo. L'altezza del Pantheon è uguale al suo diametro, quindi questa misura qui è uguale a questa misura qui. E sono sempre 43 metri. Il risultato qual è? Che idealmente all'interno della cella del Pantheon potrebbe venire inscritta una sfera. Il Pantheon contiene idealmente una sfera per le sue misure molto regolari. Quindi l'altezza del cilindro è uguale all'altezza
l'altezza del cilindro è uguale all'altezza della semisfera. Il diametro del Pantheon è uguale alla sua altezza. Forme così regolari implicano che all'interno del Pantheon può essere inscritta una sfera. Vedremo poi che questo è anche un simbolismo. Ecco, queste sono delle vedute del Pantheon, veduta frontale, veduta laterale, spaccato e pianta. Dalla planimetria, cioè dalla pianta, comprendiamo molto bene la struttura del Pantheon. Ci accorgiamo del prono, delle colonne messe del prono, e poi ci accorgiamo anche di un'altra cosa, che il tamburo, cioè il cilindro della cella, che sostiene la semisfera della cupola, il cilindro ha delle pareti molto spesse. Addirittura le pareti del cilindro sono spesse 6 metri. Questo ha permesso già dall'antichità, di aprire dei piccoli ambienti all'interno di queste pareti, e lo vediamo chiaramente nella planimetria. Questi piccoli ambienti, alternativamente quadrangolari e semicircolari, non sono altro che le cosiddette nicchie. Quindi, all'interno del perimetro del cilindro, di questo perimetro ampio e spesso 6 metri, si aprono delle nicchie, alternativamente di forma quadrangolare o semicircolare. Queste nicchie sono 7, perché la settima però sarà e diventerà la cosiddetta parte zona absidale, cioè la zona che nel periodo cristiano viene usata per l'altar maggiore. Ma anticamente, appunto, queste 7 nicchie erano ovviamente si presentavano in questo modo. Allora, queste 7 nicchie erano inquadrate, lo vediamo meglio in questo schema qui. Queste 7 nicchie erano inquadrate alternativamente da pilastri e colonne corinzie. Li vediamo qui. Vediamo qui i pilastri corinzi e le colonne corinzie. Stessa cosa qui. Pilastri corinzi, colonne corinzie che delimitano le nicchie. Ed erano creati in marmi colorati, cioè giallo di Numidia e pavonazzetto. Tra una nicchia e l'altra, questo è molto importante, lo vediamo anche da questa immagine, erano collocate delle, si dice, ecco, queste strutture a forma di tempietto, che sono collocate tra una nicchia e l'altra, prendono il nome di edicole. Vediamo che un'edicola, quindi, possiamo definirla, un'edicola è una struttura architettonica di ampiezza e grandezza limitata, di solito annessa a un edificio. Un'edicola è una struttura a forma di tempietto, infatti vediamo che riproducono proprio nella forma queste nicchie la parte frontale di un tempio greco. Quindi edicola è una struttura a forma di tempietto, ricorda la parte frontale del tempio greco. Molto importante, all'interno di queste edicole poste tra le nicchie, edicole, vi erano le statue delle 7 divinità planetaria. E quindi torniamo al termine Pantheon, no? Il tempio dedicato alle 7 divinità planetarie. Quindi nicchie, edicole con le 7 divinità, le sculture delle 7 divinità. Ma la parte più sorprendente del Pantheon è chiaramente rappresentata dalla cupola. La cupola del Pantheon, abbiamo detto, è creata in opus cementitium, quindi quel materiale che i romani iniziano a usare in maniera piuttosto regolare e che ci dà proprio la cifra della loro architettura. E abbiamo detto anche che questo metodo costruttivo, questo materiale costruttivo, influenzerà anche i nostri contemporanei materiali costruttivi. Allora, com'è fatta questa cupola? Innanzitutto una forma semisferica, abbiamo detto, una semisfera sovrapposta al cilindro, e ha un diametro di 43 metri. Però guardiamola dal basso, questa cupola, molto affascinante. Innanzitutto non è liscia la parete interna di questa cupola, è formata da un reticolo. In particolare il reticolo è costituito dai cosiddetti cassettoni o lacunari, laddove i lacunari sono delle decorazioni rientranti a forma quadrangolare, di solito che si trovano a decorare un soffitto. Quindi i lacunari, questi cassettoni o lacunari, sono posti
sono innanzitutto di forma trapezoidale e sono posti in modo tale da essere di dimensioni progressivamente maggiori mano a mano che ci avviciniamo allo spettatore, cioè sono sempre più piccoli mano a mano che ci avviciniamo alla sommità della cupola. Questo è molto interessante, perché alla sommità della cupola vi è il cosiddetto oculo, laddove un oculo è una finestra di forma circolare. L'oculo ha 9 metri di diametro e dall'oculo chiaramente entra la luce che illumina il Pantheon. Quindi l'oculo è questa parte qui, che vediamo dall'esterno, finestra circolare, e chiaramente dal punto di vista statico noi abbiamo fatto il principio dell'arco e vi ho detto che l'arco sta in equilibrio solo quando viene posta la chiave di volta. Ma dal principio dell'arco deriva anche la cupola, che non è altro che, quando è semisferica soprattutto, la rotazione di un arco di cerchio su se stesso. Però per chiudere la struttura della cupola io non ho bisogno della cosiddetta chiave di volta, bensì di un anello. Infatti è questo anello qui che vediamo rinforzato, tra l'altro, tramite materiali più resistenti, è questo anello che chiude la struttura. Quindi è questo anello che è corrispettivo della chiave di volta dell'arco. Quindi, dicevamo, dall'oculo penetra la luce che illumina tutto l'interno del Pantheon. I cassettoni o lacunari, sempre più piccoli di dimensioni mano a mano che ci avviciniamo alla sommità della cupola, cioè all'oculo, i cassettoni o lacunari vengono illuminati in maniera molto suggestiva dalla luce naturale. E abbiamo proprio delle ombre che si formano e quindi un contrasto tra parti in luce e parti in ombra, quello che tecnicamente in arte si chiama chiaroscuro. Un chiaroscuro molto marcato che offre questi effetti estremamente suggestivi. Non solo, abbiamo detto che i lacunari trapezoidali sono sempre più piccoli mano a mano che ci avviciniamo alla sommità della cupola. E qui c'è un altro aspetto che entra in gioco, ossia, per fare apparire la cupola ancora più alta e imponente, i romani utilizzavano questo accorgimento illusionistico. Ossia, è chiaro che per l'effetto prospettico della visione, un oggetto, mano a mano che si allontana da noi, ci appare sempre più piccolo, rimpicciolisce ai nostri occhi. E qui i romani, creando questi lacunari sempre più piccoli, mano a mano che si avvicinano alla cupola, vogliono aumentare questo effetto prospettico della visione per il quale gli oggetti più lontani rimpiccioliscono. Quindi in qualche modo la cupola ci appare ancora più alta, ampia, e l'oculo ancora più lontano. Infatti vedremo che qui c'è anche un discorso relativo al simbolismo. Infatti abbiamo detto che il Pantheon è un edificio importantissimo, un edificio sacro, il tempio forse più importante di Roma e della romanità. Era il tempio di riferimento dedicato alle 7 divinità planetarie, costruito in epoca imperiale, quindi aveva delle funzioni anche simboliche. Delle funzioni simboliche, uno, sacre, sicuramente, perché era un tempio dedicato alle 8 divinità planetarie. Quindi abbiamo proprio un simbolismo di tipo sacro contenuto nella forma e nel modo in cui gli elementi costitutivi del Pantheon vengono creati. Infatti abbiamo detto che i lacunari o cassettoni sono disposti a movimentare con un reticolo la struttura della cupola. Guardiamo meglio come sono disposti. Sono disposti in 5 file, cioè in 5 anelli concentrici, 5 zone anulari, e ogni fila è fatta da 28 lacunari. Ognuno di questi anelli è creato tramite 28 lacunari trapezoidali. Il 28 non è un numero casuale, bensì, secondo le filosofie classico-pitagoriche, che influenzano anche la romanità, il 28 era il numero perfetto. Perché? Perché è il risultato della somma dei suoi divisori. Cosa vuol dire? I divisori del 28 sono 1, 2, 4, 7, 14, ma se noi questi divisori li sommiamo, otteniamo proprio 28. 7 più 3, 10, più 4, 14, più 14, 28. Quindi il 28 era visto come un numero perfetto, e ovviamente questa idea di perfezione rimanda al divino, perché appunto il Pantheon era un tempio. Non solo,
Questo simbolismo legato al divino, quindi di tipo sacro, si estende anche all'aspetto geometrico. Abbiamo detto infatti che il Pantheon ha una forma molto molto regolare, nel senso che nel Pantheon può essere immessa una sfera, può essere inscritta una sfera perfetta. Poiché l'altezza del Pantheon è 43 metri, anche il diametro del Pantheon è uguale di 43 metri. È questo fatto geometrico che implica che appunto una sfera possa iscriversi nel Pantheon rimanda alla perfezione, perché il cerchio e la sfera sono i solidi geometrici che nella tradizione classica, e poi sarà lo stesso anche in quella rinascimentale, saranno visti proprio come i solidi geometrici perfetti. La cupola semisferica è ovvio che simboleggia la volta celeste, quindi è sempre un richiamo al divino. Però esiste un terzo tipo di simbolismo nell'ambito del Pantheon, che è un simbolismo di tipo più politico. Ossia, abbiamo detto che nel Pantheon si fa largo uso dei marmi colorati. E i marmi colorati non avevano le loro cave direttamente nella città di Roma, bensì le cave di marmo colorato erano presenti in varie zone dell'impero, soprattutto in Nord Africa, ma non solo. Quindi ogni tipo di marmo colorato fa riferimento a una provincia romana, per cui il Pantheon nel complesso simboleggia anche la centralità di Roma e la sua potenza che si estende come supremazia politica su tutte le province, simboleggiata ognuna chiaramente dal colore differente di un marmo colorato.